Ciao a tutti, io sono Otti di Pura Febbre Italiana e vi ricordo che è uscito il video che spiega bene come partecipare all'ITF. Siccome il torneo inizia il 12 novembre, sbrigatevi, trovate il link in descrizione, non perdetevelo. In questo video parleremo delle skin più rare di Fortnite, perché sono sicuro che tutti voi siete grandi esperti di Fortnite. Ma conoscete veramente tutte le skin più rare di Fortnite? Sicuramente alcuni di voi ne conosceranno alcune delle skin che citerò in questo video, ma sono sicuro che non tutti di voi conosceranno le skin più rare in assoluto. Quindi non perdetevi il video, guardatelo fino alla fine per scoprire qual è la skin più rara in assoluto di Fortnite, sia dal punto di vista del piccone, che dal punto di vista della skin vera e propria, e che dal punto di vista del deltaplano. Perché scommetto che tutti voi pensate che sia una certa skin, ma vi sorprenderà fregarvi che è un'altra skin. Quindi non perdetevi il video e guardatelo fino alla fine. Inoltre fatemi sapere nei commenti se possedete una di queste skin o se comunque vorreste possederne alcune. Sia sorprendente, al decimo posto abbiamo la torta di compleanno del primo anno di Fortnite. Perché tra tante skin proprio questa? Perché non tornerà mai. Cioè, ci sono tante skin che magari torneranno, ci sono tante skin che si potrebbero riottenere, come abbiamo visto con lo Skull Trooper, col Cavaliere Rosso e cose del genere. Perché se ci pensate, anche se l'anno prossimo Fortnite compie di nuovo gli anni, non compierà di nuovo un anno, ma ne compierà due. Quindi al massimo la torta avrà il numero 2 su di essa. Questo fa di lei una skin completamente unica, che non sarà certamente presente nello shop negli anni futuri e non si potrà mai più riottenere. Quindi, decimo posto. Come vedete, qua siamo col nostro zainetto col numero 1. Quando mai tornerà in gioco uno zainetto col numero 1? Mai, perché negli anni prossimi avremo uno zainetto col numero 2. Al nono posto abbiamo la falce. La falce è il piccone che è stato possibile ottenere solo durante l'evento di Halloween scorso, quindi dell'anno scorso, il 2017. Il fatto che quest'anno, durante il periodo di Halloween, non sia stato possibile riottenerlo rende comunque un piccone molto raro e molti dicono sia anche il piccone più bello del gioco e il migliore in assoluto per il design, per il suono e per la sua rarità. Fatemi sapere anche voi se la vorreste oppure no e adesso vediamo un piccolo gameplay della falce in azione. Oh yes, qua vediamo un bel gameplay con la falce. Vabbè, la falce la conoscete anche questa un po' tutti, dai. All'ottavo posto troviamo il Ghoul Trooper. Anche questa skin è uscita un anno fa durante il periodo di Halloween, insieme allo Skull Trooper. Questa skin mantiene la sua rarità anche oggi, perché lo Skull Trooper è tornato nello shop, a differenza del Ghoul Trooper che non è tornato e che non è detto torni. Inoltre, tantissime persone pensavano che questa skin fosse molto meno bella dello Skull Trooper, quindi tantissimi comprarono lo Skull Trooper, ma pochissimi comprarono il Ghoul Trooper. E questa la rende una skin rarissima, anche se comunque molte persone ce l'hanno. Sinceramente, preferisco il Ghoul Trooper allo Skull Trooper, motivo per cui anche quest'anno, quando è riuscito lo Skull Trooper nello shop, ho deciso di non shopparlo, perché non mi sembra niente di chissà che. Fatemi sapere se voi nei commenti l'avete e andiamo a vedere un piccolo gameplay del Ghoul Trooper in azione. Ed ecco a voi il mistico ninja col Ghoul Trooper. Oh sì, questa skin sempre fighissima, sempre detto, sempre amata questa skin, una delle mie preferite. Poi ninja si sa che è un pro. E qua lo vediamo a Pinnacoli, la vecchia Pinnacoli, quando certi edifici c'erano ancora. Al settimo posto abbiamo il deltaplano Mako. Questo deltaplano è molto molto raro perché venne rilasciato nella stagione 1. Tuttavia non è il deltaplano più raro del gioco, attenzione, dopo vedremo qual è. Il problema di questo deltaplano era che per ottenerlo bastava raggiungere il livello 25 e si otteneva completamente gratis. Personalmente, siccome giocavo dalla stagione 1, ho questo deltaplano, ma a causa di un errore della Epic Games, a gennaio del 2018, il primo gennaio, questo deltaplano è tornato nello shop e quindi tantissima gente poté avere l'occasione di ricomprarlo. Al tempo, diciamo a dicembre, la gente iniziava a giocare a Fortnite un sacco, iniziava a informarsi e sapeva che questo deltaplano era molto molto raro e che quindi dovevano comprarlo subito. Tuttavia la Epic Games si rese subito conto dell'errore e dopo un paio di ore fecero un aggiornamento velocissimo per correggere l'errore del deltaplano ricomparso nello shop. Essendo un deltaplano di un pass battaglia, non poteva ritornare nello shop in futuro. Tuttavia il fatto che fosse presente nello shop il 1° gennaio 2018, quando ormai Fortnite stava prendendo una piega altissima, fece perdere di rarità un sacco a questo deltaplano, che al giorno d'oggi è tuttavia un deltaplano molto raro, ma che tuttavia non è proprio così raro per questo errore che è stato fatto dall'Epic Games. Ed ecco a voi il deltaplano Mako, ossia il deltaplano squalo. È un deltaplano semplice, con la solita figura dei deltaplani semplici, niente di troppo speciale,
Però, voglio dire, sempre un figo deltaplano che potete usare per tirarvela coi vostri amici. Al sesto posto invece abbiamo l'icona del bus. E tutti voi direte, ma come? Ma non è una skin, ma eccetera eccetera. E vabbè, non è una skin, ma è una delle cose più rare. Infatti, questa icona si poteva sbloccare solo durante il Battle Pass della stagione 1, salendo di livello. Bastava giocare e arrivare al livello 10, se non sbaglio, per ottenerla. Fatemi sapere se voi avete questa icona e se la state usando, perché questo significa che siete della stagione 1 e che giocate direttamente dalla stagione 1. Anche se, facendo un piccolo discorso sulle icone, è brutto che non abbiano tanto risalto nel gioco, nel senso che un'icona vale l'altra, alla gente non gliene interessa più di tanto perché tanto non hanno effetto in gioco, il che è una cosa un po' bruttina. Sarebbe bello vedere più importanza le icone in gioco. Magari la Epic farà qualcosa a riguardo, magari fare lo spray che ti fa vedere l'icona, insomma. Come vedete, questa è l'icona che uso io. Invece questa è l'icona del Battle Bus più rara in assoluto, perché si sbloccava solo nella Season 1. Ci sono sicuramente altre cose rare che non torneranno mai più nel gioco, ma che riguardano Salve al Mondo, quindi non ne parlo in questo video. Però questa è l'icona più rara in assoluto. Al quinto posto abbiamo l'Aerial Assault Trooper. L'Aerial Assault Trooper non è più ottenibile perché faceva parte del Battle Pass della stagione 1. Al tempo non molta gente giocava e il Battle Pass funzionava diversamente da come funziona ora. Infatti, una volta sbloccato un certo livello, quindi mettiamo il livello 10, tu potevi comprare la skin dallo shop. Fino al livello 10 non potevi comprarla. Sbloccato il livello 10, sbloccavi anche la skin nello shop e potevi comprarla. Il gioco, tuttavia, essendo agli inizi, non è che ha suscitato subito un grande scalpore e quindi poca gente comprava le skin. Inoltre, questa skin non era niente di speciale dal punto di vista estetico, perché, diciamocelo, era molto simile alle skin di default che c'erano. Quindi la gente non spendeva i soldi per comprare queste skin. E invece, al giorno d'oggi, tantissimi darebbero un sacco di soldi per possederla, perché è una skin davvero davvero rara. E quindi vediamo un piccolo gameplay dell'Aerial Assault Trooper in azione. E qua vediamo una piccola partita con l'Aerial Assault Trooper. Sinceramente è una skin che ricorda tantissimo quelle di default, cioè l'unica cosa che ha in più è il casco e il fatto che la tuta sia un po' più verde chiaro, però voglio dire, bene o male è la stessa, cioè è sempre la stessa roba, voglio dire, non c'è niente di così particolare che la rende una skin fighissima che tutti avrebbero dovuto comprare tempo fa. Al quarto posto abbiamo l'Aerial Assault One, il deltaplano più raro di tutto il gioco. Ottenibile solo durante la stagione 1, e questo deltaplano si sbloccava nello shop una volta raggiunto il livello 5. Da lì potevi comprarlo per 500 V-Bucks. Ora, vi chiederete perché questo deltaplano è più raro della skin, e questo è per un discorso molto semplice. Se io dovessi shoppare 20 euro in un gioco, comprerei una skin, non comprerei di certo un deltaplano. Chi se ne frega del deltaplano, voglio avere la skin per vederla sempre, non il deltaplano che vedo 2 secondi ogni partita. E soprattutto, considerando che il gioco era agli inizi, ma proprio agli inizi, cioè, non è che spendevi 5 euro per comprarti una skin di un deltaplano, ma chi se ne frega? Però, oggi, tutti quelli che l'hanno shoppato possono ritenersi detentori del deltaplano più raro in assoluto del gioco, perché è il deltaplano più vecchio, il deltaplano più raro e più inottenibile che esista in questo momento. Ed ecco a voi l'Aerial Assault One deltaplano e insieme ad altre skin che vedremo in questo video comunque. Al terzo posto troviamo il Renegade Trader. Cosa? Cosa? Tutti voi che vi aspettavate che fosse al primo posto? E invece... Questa è... Tanti pensano che sia la skin più rara del gioco, ma non è così. È al terzo posto. Si poteva comprare nello shop a 1200 V-Bucks una volta raggiunto il livello 20. Come detto prima, non molta gente shoppava al tempo. Nessuno sapeva che queste skin non sarebbero tornate mai più, perché al tempo non c'era il concetto di Battle Pass. Uno vedeva la skin, diceva, vabbè dai, ci sarà un altro giorno nello shop, non sto a comprare. Magari la comprerò in seguito, cose del genere. Comunque la gente non pensava neanche di shoppare per delle skin. Dalle statistiche è emerso che circa un centinaio di persone comprò questa skin. E immaginate quanti sono un centinaio di giocatori rispetto ai 79 milioni di giocatori che nel mese di agosto Fortnite ha registrato, ed è stato il mese più alto in assoluto di giocatori di Fortnite. Sicuramente comunque tutti conoscevate questa skin, ma vediamoci lo stesso un piccolo gameplay. Questo è un video vecchissimo della prima season del Renegade Trader. Guardate, cioè si vede palesemente che è la prima season e... Che skin. Tantissimi darebbero un sacco per averla oggi. Top 2, il piccone più raro in assoluto, ed è anche una skin più rara del Renegade Trader. E si parla del piccone Rider's Revenge. Per ottenerlo bisognava arrivare al livello 35 del Battle Pass, il che richiedeva un paio di settimane di gioco. E una volta che fossi arrivato al livello 35 dovevi shopparla per 15 euro. Ora, nessuno avrebbe speso 15 euro per shoppare un piccone. Cioè...
15 euro per una skin di un gioco sconosciutissimo, nessuno li avrebbe spesi. E infatti quei pochi di loro che hanno shoppato quella skin, quel piccone, tantissimo tempo fa, ora detengono il piccone più raro del gioco nelle loro mani e sinceramente anche il mio piccone preferito. Fatemi sapere se voi vorreste questo piccone, perché a me piace davvero tanto, è il mio piccone preferito, l'ho sempre detto. Ora vediamo un piccolo gameplay di lui in azione e vediamo come si comporta. Ed ecco a voi un piccolo gameplay con il Rider Revenge, questo piccone fighissimo che è praticamente un'ascia da boscaiolo con sopra un coso da piccone. Fighissimo, sempre amata, ascia bellissima e secondo me, cioè ripeto, la shopperei con un sacco di soldi subito. E per finire la skin numero 1 al gioco, la skin più rara in assoluto, parliamo del Recon Expert. E voi direte, che schifo, perché è la più rara? Perché? Cioè la skin in sé fa parecchio schifo, almeno a mio parere, e addirittura costava ben 1200 V-Bucks, cioè ci sono skin da 800 che sono molto più fighe di questa. Pochissimi la comprarono proprio perché a molti non piaceva, cioè non è una skin chissà che figa che dici wow questa è bellissima. E sinceramente l'avete mai vista in gioco voi in delle vostre partite? Non nei video degli youtuber, in vostre partite l'avete mai vista in gioco questa skin? Fatemelo sapere nei commenti, perché io non l'ho mai vista in gioco dalla season 1. Il fatto che rende questa skin rarissima, anche molto più del Renegade Raider, è che è stata disponibile nello shop per un solo giorno. Solo un solo giorno della season 1, e da allora non è più tornata nello shop. Il che è comunque strano, perché non è una skin del Battle Pass, non è una skin che si sbloccava salendo di livello. Era una skin generica che è comparsa nello shop una sola volta. Sinceramente, se domani tornasse allo shop non la shopperei. Uno, perché tanto perderebbe tutto il valore che ha, e due, perché non mi piace per niente. Però sta di fatto che bisogna dargli la medaglia della skin più rara in assoluto di questo gioco. Ed ecco voi la skin del Recon Expert, con addirittura il deltaplano Mako, perché questo a quanto pare sembra che voglia tirarsela del fatto che lui possiede certe skin. Comunque non è una skin bellissima, cioè non mi piace il cappello, non mi piace la tipa in sé, non mi piace la maglietta, non mi piacciono i pantaloni, non mi piace niente di questa skin. Quindi dopo aver visto tutte, io vi ricordo di commentarmi con le skin di queste che avete e invece quelle che vorreste un sacco. Vi ricordo di condividere questo video con i vostri amici, perché anche loro sicuramente non sanno qual è la skin più rara in assoluto. Lasciate un piace a questo video se vi è piaciuto, se vi è interessato, se siete arrivati fino a questo punto, e commentate con le skin che voi vorreste di queste qua appena citate, o comunque quali di queste invece avete. Anche oggi ringraziamo la pura febbre della Nastron qua, grazie mille per essere iscritti, noi siamo già in 171.000, cresciamo sempre di più, e con questo vi saluto e ci vediamo al prossimo video. Ciao!